Bene, cari colleghi, in questo tutorial vi mostrerò l'utilità di Kahoot come piattaforma di lavoro. Per prima cosa dobbiamo andare su kahoot.com e naturalmente dobbiamo fare il login dopo esserci iscritti. Qualcuno di voi avrà ricevuto già l'invito via mail, quindi dovrà semplicemente mettere, facendo il login, le credenziali di accesso. Intanto diciamo di che cosa si tratta, che cos'è Kahoot. Kahoot è una piattaforma che per la didattica a distanza è molto divertente perché si tratta di fare test e verifiche sotto forma di gioco, ma andiamo per ordine. Per prima cosa creiamo il nostro nuovo Kahoot. In questo spazio mettiamo la domanda. Vedete, qui c'è un tempo per l'esecuzione della risposta che va da un minimo di 5 secondi a un massimo di 240. Mettiamo 10. Qua si può mettere un'immagine cercando su Library. Immagini free che possono essere inserite. Oppure essere caricate dal nostro computer, quindi facciamo upload an image. Possiamo caricare un'immagine dal nostro computer, la selezioniamo e clicchiamo su apri. In questo modo Kahoot si può anche fare un drag and drop, cioè in pratica trascinare l'immagine all'interno. In questo modo. Adesso annullo, comunque è un particolare che può essere più o meno interessante. Si può anche mettere un video. Se vogliamo far vedere un video ai ragazzi. Quindi possiamo mettere, incollare qua il link al video di YouTube, decidere quando il video deve partire, a quale minutaggio e quando deve finire. Possiamo decidere, per esempio, che cominci da 0 e finisca 10 secondi e lo possiamo aggiungere. A questo punto, diamo, le risposte alla nostra domanda. Se la prima risposta è corretta, dobbiamo dirlo al programma, la spunta diventerà verde. Successivamente si possono aggiungere altri tipi di domande. Adesso passo ad un Kahoot già fatto per prova, che è già completato. Prima di passare a vedere come si fa l'esercizio, qua ci sono dei puntini per cui possiamo editare nuovamente il nostro Kahoot. Vedete qua la risposta è corretta, qui a sinistra la seconda slide, quale materia insegna, possiamo mettere 20, come si chiama la tua classe e scendere fino all'ultima dove si trova la tua scuola. Allora, vedete che ci sono tipologie di domande, in questo caso a risposta multipla, in questo caso vero o falso. Ma c'è anche il modello puzzle, nel senso che si può mettere la risposta in ordine corretto nella parte sotto, quindi deve essere una frase molto breve, e il sistema poi mescolerà queste parti della frase e il ragazzo la dovrà ricomporre.
A questo punto, se è completato il nostro CAUT, clicchiamo su Done, fatto. Che cosa possiamo fare con questo CAUT? Allora, i ragazzi, per avere un accesso a CAUT, dovranno semplicemente cliccare su Play CAUT ed avere un codice per poter fare questo gioco. Allora, per avere un'idea del fatto che il CAUT sia corretto anche nei tempi, potete anche testarlo. Se clicco su test, il sistema mi farà vedere, mi darà un po' un'immagine del gioco. Per esempio, scelgo questa forma di giocatore singolo ed ecco quello che vedrà lo studente. Abbasso un po' il volume. Vedete, qua c'è semplicemente un pin che per giocare deve essere riportato o sul telefono o sul computer. 6, 2, 3, 5, 0, 4, 7. Clicco su Enter e a questo punto come nickname metto il mio cognome e poi posso andare. Quindi nella parte sinistra faccio l'insegnante, sul telefono sono studente. Vedete che l'insegnante vede che la studentessa si è iscritta. L'insegnante dà il via. Adesso io do il via, poi noi a distanza faremo diversamente. Ed ecco come appare. C'è la domanda e lo studente, se fosse in classe, dovrebbe cliccare sulla risposta corretta. Vedete, la risposta è corretta, vado avanti, mi dà un punteggio, ecco il puzzle, quale materia insegna, quindi dovrò mettere nell'ordine giusto la risposta è corretta. Andiamo avanti. Immaginate che quella di sinistra sia una LIM e quella di destra il dispositivo dello studente. Ok. Vero o falso? Bene, a questo punto il gioco è finito e serve più che altro a me per vedere se il tempo dato sulle domande funziona o non funziona. Torniamo alla nostra situazione di scuola a distanza. Io adesso clicco su Play Now e vedete, noi dovremo dare il compito, assegnare il compito, quindi usiamo questa formula. Qua possiamo decidere quando far fare il compito allo studente e l'orario della deadline, cioè entro quanto va fatto il compito. Quindi 9 aprile alle 12, entro le 12 va fatto. Dare un timer per le domande on. Possiamo mescolare l'ordine delle risposte. E lasciamo stare il fatto di generare un nickname dal sistema. A questo punto, cliccando su Create, ecco che il sistema ha creato tutto quanto ci serve per comunicare agli studenti il nostro gioco. Possiamo condividere, copiare. Quindi l'indirizzo di questo gioco anche direttamente in Classroom, quindi fare copiare l'indirizzo, selezionare Classroom o immaginiamo che possa anche essere assolutamente, come dire, essere fatto anche attraverso un'altra modalità, cioè copiando e incollando il codice sul registro elettronico, per esempio. Allora, gli diciamo fai un annuncio.
adesso possiamo andare. E qua scriveremo agli studenti. E pubblicarlo. Quindi lo studente, cliccando su quell'indirizzo, potrà direttamente andare al gioco. Altrimenti possiamo comunicare loro il codice, il PIN per entrare, e copiarlo e metterlo sul registro elettronico, dando i tempi per poter effettuare il gioco. Quindi torniamo un attimino alla nostra home e vediamo dei caout che ho fatto nel tempo. Vedete, ce ne sono davvero tanti. Che cosa è interessante? Sono interessanti i reports, cioè i risultati degli studenti. C'è un gioco che ho fatto in una mia classe sul flauto magico. Qua ci sono i nomi degli studenti e c'è il loro punteggio. Se vado ancora sotto, posso vedere quali sono le domande che hanno creato magari più problemi. Posso vedere la progressione, come sono andati i vari studenti a seconda delle varie domande, come hanno risposto alle singole domande, e posso anche poi scaricarmi il file Excel con tutti i risultati. Andiamo a vedere il file Excel generato all'interno del computer. Lo vado ad aprire. Ecco, qua ho i punteggi finali, quindi vedo quante risposte corrette sono state date e quali sono le risposte incorrette. Sono 10 domande, quindi posso poi dare, indipendentemente dallo score, dal punteggio che ha dato la piattaforma, valutare poi in percentuale che voto dare a questa verifica. Lo score che dà il sistema tiene conto non solo della correttezza delle domande, ma anche del tempo impiegato per rispondere. Quindi, a parità di risposta corretta, avremo un punteggio più alto se il tempo per rispondere è stato minore. Bene, spero di avervi un po' incuriosito e di avervi fatto venire voglia di giocare con i vostri studenti su Kahoot, di poter creare quindi degli esercizi di verifica divertenti utilizzando diverse tipologie di domande, quiz, vero falso, puzzle. Per adesso direi questo. Ci sono altre possibilità che per ora non mi sembra prematuro illustrare. Bene, con questo è tutto. Spero che vi sia interessata questa breve spiegazione su Kahoot. Vi auguro buon lavoro e ne approfitto anche per augurarvi buona Pasqua.